Cooge, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 in questo nuovo episodio di LBX Little Butler's Experience. Siamo in un nuovo capitolo. Siamo a scuola e Gabe Lewis ci viene a dire una grande notizia. Ehi ragazzi, una grande notizia! Dunque, la nostra classe da oggi ospiterà uno studente nuovo. Sì, praticamente è il ragazzo che abbiamo visto ieri, Justin, che è anche quello che ha un LBX che fa davvero paura. È molto forte, però non andiamo troppo avanti. Vediamo cosa da offrirci oggi questo Justin, se ci delizierà con un suo monologo super importante oppure se è un ragazzino, insomma, come tanti a cui piace giocare a LBX, che poi però si rivelerà essere un'arma di distruzione micidiale. Ho sentito la nostra insegnante che ne parlava con il vicepresidente del corridoio. Ah. Va bene ragazzi, sedetevi. Sì, l'insegnante che praticamente ha 2 anni in più degli studenti. Signorina Henderson, non deve arrivare uno studente nuovo oggi? Davvero? Ne parlava prima con il vicepreside. Stai virigliando per caso? No, voglio dire, ho sentito che ne parlavate, ma non stavo proprio virigliando, credo. Già piange. Volevo farvi una sorpresa, ma visto che lo sapete già, posso anche dirvelo. Come avete sentito dalla nostra rana dalla bocca larga, accoglieremo un nuovo studente oggi. Grande! A quanto pare, però, è un po' in ritardo. Ma col jet arriva a scuola? Col jet privato? Cos'è questo rumore? Che succede? Siamo abituati! Ma mamma mia, che scenette imbarazzanti. Sembra arrivare dal mare. Dal mare? Avete un mare? Look, over there. It's coming right for us. It's gonna hit us. A fighter jet? Io posso capire che tu abbia soldi, però non è che puoi fare proprio come ti pare, eh. Watch out. Vabbè. Quello intanto se n'è andato. Certo. Già Vanna ha capito tutto quanto, come se quello fosse... come se quello fosse il suo acerrimo nemico da tutta la vita, in realtà l'ha appena incontrato. Dopo la scuola. Ma neanche fanno le presentazioni, tipo... no, niente. Com'è che si chiama lo studente nuovo? Justin Kaido, vero? Ah, pensavo Cole. Quel ragazzo è un po' strano, parla a malapena. Quando la professoressa gli ha chiesto di parlare di sé, ha detto che non c'era nient'altro da aggiungere. Nient'altro da aggiungere riguardo cosa? Ho provato anche a chiedergli se è un giocatore di LBX, ma non mi ha risposto. Non ti ha risposto? Ma chi si crede di essere? Se avessi avuto tutte quelle attenzioni da te... ah, voglio dire, che maleducato! Sì, comunque, sembra che non voglia fare amicizia con nessuno, non credi anche tu, Van? Ma che gliene frega, Van? Cioè, scusa, sembra che non voglia fare amicizia con nessuno, non credi anche tu, Van? Perché? Perché mi rivolgi questa domanda? Perché vuoi che ti dia ragione, donna? Eh? Oh, sì, hai ragione, ed infatti lui è stupido e dà ragione. Però è anche sul primo giorno della nostra scuola, alcuni reagiscono in quel modo. Cambiando discorso, dopo la scuola dovremmo andare a... lo so, a Blue Cat's Caffè, vero? Abbiamo bisogno di informazioni sul terreno dell'oltretomba. Già. Però io... ecco, lui già ha capito qualcosa. Io, se vedo un ragazzo che non vuole avere amici, è successo che un ragazzo nuovo venisse a scuola, nella mia classe, più di una volta è successo, e praticamente se vedo che non vuole avere nuovi amici, che se ne sta sempre in disparte, perché è fatto così, io non è che vado lì a cementarlo, a infastidirlo, ecco, diciamolo in italiano. Non è che vado lì a infastidirlo perché, oh dai, gioca con noi, voglio sapere tutto di te. Vuoi startene in disparte? Allora ti lascio in disparte, non è che devi per forza... dargli proprio a stargli col fiato sul collo per carpire qualche particolare della sua vita. Lascialo stare. Posta in arrivo. Dobbiamo andare fuori. Ma a sto punto, tanto che ci siamo. Quello che ho detto non conta più. Andiamo a cimentarlo noi, dai. Andiamo a infastidirlo, che ce ne frega. Va bene, dobbiamo andare a Blue Cat's Caffè. Ovviamente Justin Kaido già ha capito tutto.
Ma se non sbaglio, l'LBX di Justin dovrebbe essere prodotto dalle industrie pesanti Cole. Quindi ha un LBX, forse suo padre ha a che fare con le industrie Cole? Sicuramente incontreremo anche lui nel torneo dell'Oltretomba e questo ci potrà dare più particolari sulla sua vita, insomma, ci dirà del suo LBX più che sulla sua vita. Che poi è quello che ci interessa veramente. Eccoci qua, al caffè, al barino. Ok, chiedi a Len, è lui che ti aiuterà. Devo venire qui dietro? Sì. Sto al bancone con te, imparami... Insegnami a servire qualche cocktail. Il torneo dell'Oltretomba si svolge secondo il regolamento dei combattimenti senza limiti. E che cosa significa? È un torneo clandestino di battaglie senza regole. Ovvero tutto è lecito. Davvero tutto. Eh? Vi partecipano dei concorrenti di prima classe a dir poco spietati. È una vera battaglia all'ultimo sangue. All'ultimo sangue, ha detto? L'idea non mi piace molto. Tu che dici? Proprio così. Oltretutto, il prossimo torneo avrà qualcosa di speciale. E sarebbe? Conoscete il torneo Artemis, non è vero? Ma certo! È un torneo volto a stabilire il miglior giocatore di LBX al mondo. È una gara molto ambita da tutti gli appassionati. Che cosa c'entra il torneo Artemis con il torneo d'Oltretomba? Il vincitore del torneo d'Oltretomba di quest'anno si qualificherà per il titolo mondiale del torneo Artemis. Mi spieghi come un torneo clandestino possa farti accedere a un torneo ufficiale? È molto strana sta cosa. Dice davvero? Sì. Questo significa che i vostri avversari saranno tutti più agguerriti del solito. I sostenitori della Nuova Alba ti hanno spiato a partecipare per distruggere Achilles e rubare la capsula di platino. Dunque è una trappola. Lo saranno degli LBX molto forti, ci scommetto. Van, pensi ancora di partecipare? Sono ancora più convinto di prima. Sono pronto a sfidarli tutti uno per uno. Sei consapevole che non abbiamo la certezza che libereranno il dottor Yamano anche se vincerai? Lo so, ma devo comunque tentare. Parteciperemo anche noi. Non permetteremo che tu affronti un torneo così pericoloso tutto da solo. Oh, ragazzi. Allora è deciso. Allora è deciso, penserò io a scrivervi. Il torneo d'Oltretomba è fra una settimana. Una settimana? Sarà meglio andare subito dal maestro Navarro ad allenarci un po'. Ancora una cosa. Non volete vedere l'arena destinata agli incontri con i vostri occhi? Cosa ne ha già accesso? Beh, il torneo d'Oltretomba si svolge proprio sotto questo locale. Cosa? È uno scherzo? Questo posto mi fa venire la pelle d'oca, è proprio il luogo ideale per un torneo di battaglie clandestine. Ma perché proprio nei sotterranei del locale, signor Len? Lo scoprirete presto. Aprite la porta sulla destra. Eccola qui, questa porta. Puoi andare all'Oltretomba. Tipo, puoi morire? Ma se fanno un'ispezione vi fanno chiudere. Justin. Eccolo, oh mio Dio. Emperor, mi sembra che si chiami. What were you thinking? This is what you get for trying to take on three of us at the same time. You're finished. What? Seconds. Whoa, what a comeback. That dude's got mad skills. No, it wasn't a comeback. I think he set that all up himself. He was planning it. To take all three of them down at the same time. Uh-huh. You think? He predicted every move in that battle. Justin Kaido's an incredible LBX player. This is gonna be awesome! Tu dici?
Io dico che sarà molto difficile invece la cosa. Se io ora parlo di Justin Kaido, di come ha sconfitto tre ragazzi in una volta sola. Però io devo vincere questo torneo, salverò mio papà. Mio padre era più consono, ma... E hai una settimana di tempo? D'accordo, ti addestrerò io fino a quel giorno. Davvero? Non davvero, ma davvero? Aspetta, combattiamo con... senza rivestimento. Praticamente combattiamo con lo scheletro di AX00 per potenziarci al massimo? Ma in questo modo Achilles non si potenzia, allora. Vabbè. Ho equipaggiato tutti quanti i pezzi di AX00, quindi è ora di cominciare. Perché però devo usare AX00? Achilles è molto più forte. Ecco perché. Ottima domanda, ti aiuterà a capire il tipo di danno a cui il tuo avversario è più esposto. Tipi di danno, Sarai in grado di abbattere avversari estremamente forti se conosci i tipi di danno a cui sono vulnerabili. Ci sono tre tipi: taglio, perforazione e distruzione. AX00 è vulnerabile agli attacchi distruttori. Lo capirei meglio se te lo faccio vedere. Certo. Iniziamo allora. Non ho neanche visto il livello. Ma non penso sia troppo eccessivo. Ok. Van, quando ti colpisce un attacco a cui sei vulnerabile, il numero di danni aumenta e appare in rosso. Sei pronto? Cominciamo. Quanta poca vita c'ha AX00? E vabbè, allora. E già finisco la stamina. Però fa male, eh. Ok, ho capito. Gotcha. Ok, ora la seconda fase, iniziamo. Ricambi di alfiere, perché? Ok, equipaggia questi ricambi e fammi sapere quando sei pronto. Ok, proviamoci con alfiere. Alfiere dovrebbe essere perforazione, no? Premi X nel menu battaglia per vedere i vari tipi di danno. I tuoi sono a sinistra, quelli dell'avversario a destra. I tagli sono fendenti, le perforazioni comprendono le stoccate e gli affondi, di solito gli spadi o lance come gli spilli. E gli attacchi distruttori comprendono i colpi frantumanti, inferti da mazze e altre armi contundenti. Forza, iniziamo, stavolta però devo vincere. Più che altro prima non mi sono ricaricato, quindi non... senza rivestimento, diciamo, ero. Beh, però se mi prende pure quando io... Cioè, ragazzi, ma questo è impossibile. Cioè, non si sposta minimamente. Ok, fatto. Ma questo non si sposta minimamente, Come fai a giocare col fiere? Non gli fai niente. Preferisco giocare con Achilles. Forza, combattiamo, Ken! Mai scorderai. Cioè, praticamente ha detto... metti in uso tutto quello che ti ho insegnato. Cioè, tu non hai capito niente, allora. Dai, guarda qua, guarda, va. Niente, oh, è irremovibile, davvero, Dai, dai. Vai così. Ai, 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 attenzione. Eccolo qua, guarda. Give it all you've got till the end. Ecco, colpo di rottura, vai. Fatto beh. Ti piace come gioco ora? Eh?
Ti piace? Con Achilles. Ma tanto prima di fare il torneo lo alleno, Oh, se lo alleno, ragazzi. Ben fatto. Adesso ti muovi molto meglio. Cosa mi muovo meglio? Cosa mi muovo meglio, signore? Eccoci dal maestro Navarro, pronti a prendere altre lezioni. Ma davvero? Ok, questa volta me la vedrò con Kazuya e poi con Emi sicuramente. Certo, cominciamo. Termina l'allenamento combattendo contro Emi e Kazuya. Ah, doppio. E allora devo allenarmi un bel po', Entrambi sono a livello 15, però. Perché ho così pochi punti vita? Ok, anche Kazuya dovremmo mandarlo KO facilmente, però, Ti stai ricaricando? Ma devi stare attento, amico mio. Vedi che poi dopo ti prendi danni? Cioè, tutto qui. Ok. 44 secondi. Va bene. Molto veloce è stata. Neanche un minuto. Sei davvero migliorato con le abilità che hai sviluppato. Credo che sia arrivato il momento di darti un nuovo ricambio. Wow, di che tipo? Questo è un Sigma DX9. È l'ultimo motore ad alta velocità prodotto dalla Tiny Orbit. Fantastico, non sapevo che ne avesse uno. È tutto tuo. Davvero? Sì, ma in cambio devi promettermi che darai il meglio di te per vincere il torneo ad Oltretomba. Glielo prometto, grazie. Perché non lo installi subito? Certo. A custom motor. The Sigma DX9. All right. Ma è il motore delle Mini 4VD. Quello sicuramente sarà un avversario formidabile. Ne sono sicuro. Ok, allora. Non penso che il capitolo finisca qui. Però, nel caso ci fermiamo. Mi alleno molto, mi allenerò davvero molto. E poi torneremo comunque sia a spaccare tutto con i nostri LBX. Bene Kuji, per questo video è tutto. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. E vi ricordo che in descrizione trovate anche i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!